Chiara Corbella Petrillo morreu com 28 anos em junho de 2012, vítima de cancro, por ter posto a vida da criança que trazia no ventre à frente da sua. Esta história comoveu centenas de milhares de pessoas em Itália que quiseram saber mais sobre esta jovem mãe, testemunha de uma profunda confiança em Deus e, sobretudo, do poder do amor materno. Antes do nascimento do seu terceiro filho, Francesco, em maio de 2011, já Chiara e o seu marido Enrico tinham acompanhado, no seu nascimento para o céu, os seus dois primeiros filhos, Maria Grazia Letizia, nascida em 2009, e Davide Giovanni, em 2010. Ambos sofriam de deficiências graves que lhes provocaram a morte poucos minutos depois do parto. Nos dois casos, Chiara e Enrico decidiram levar até ao fim a gravidez, dando aquilo a que Chiara chamava os pequenos passos possíveis que Deus ia pedindo a este jovem casal. C'è tanta confusione in questo, perché il Signore la mette la verità dentro ognuno di noi e non c'è possibilità di fraintenderla. Il punto di forza in tutto questo però devo dire che sono state la nostra famiglia che si è scatenata a pregare da subito, gli amici che hanno saputo questo e ci hanno sostenuto con la preghiera e tutti coloro che anche non conoscendoci hanno preso a cuore questa cosa e hanno pregato per noi. E la preghiera si è sentita tanto, più di ogni altra cosa. Molti ci hanno chiesto maschio o femmina, di persone che non ci conoscevano. Femmina, va bene, l'importante è che sia sana. E noi sì, grazie. Per dire quanto non siamo abituati ad associare la sofferenza anche a due persone felici. Noi eravamo veramente felici, eravamo sereni. E quindi nessuno poteva leggerci in faccia quello che stavamo passando. E Maria è nata. Nel momento in cui l'ho vista, so che è stato un momento che non dimenticherò mai. In quel momento ho capito che eravamo legate per la vita, anche se non pensavo al fatto che lei sarebbe stata poco con noi. Sapevo che era legata con me per la vita, perché era mia figlia. E poi l'hanno portata fuori e nel momento in cui Enrico è rientrato dentro la stanza e mi ha portato Maria, è stato un altro momento indimenticabile perché l'ho visto con Maria in braccio e lo vedevo guardarla in maniera così fiera, così contento di lei. Ero sicura che non avrebbe potuto avere un padre migliore. Quello che posso dirvi è che quella mezz'ora non mi è sembrata affatto poca. È stata una mezz'ora indimenticabile. E se io avessi abortito, non penso che potrei ricordare il giorno dell'aborto come un momento di festa, un momento di cui mi fossi liberata di qualcosa. Penso che sarebbe un momento che cercherei di dimenticare, un momento di sofferenza grande. Il giorno della nascita di Maria invece potrò ricordarlo sempre come uno dei più belli della mia vita. E potrò raccontare ai figli che il Signore vorrà donarci che hanno veramente una sorella speciale che prega per loro in cielo. Quello che voglio dire alle mamme che hanno perso dei bambini è che io voglio dirgli noi siamo state mamme, abbiamo avuto questo dono. Non conta il tempo, se un mese, due mesi, poche ore. Conta il fatto che noi abbiamo avuto questo dono e non è una cosa che si può dimenticare. No livro Nascemos e Jamais Morreremos, da autoria de Simone Troisi e Cristiana Pacini, os amigos íntimos que acompanharam o casal Petrillo em todos os momentos da sua história, encontramos a proximidade de uma vida desconcertante que, muito além do sofrimento, traz aos seus dias uma paz e uma profunda experiência de Deus, que marcou profundamente todos aqueles que conheceram Chiara.
um testemunho de fé e de vida que manifesta o que há de mais sagrado e forte no casamento e na maternidade, a entrega da própria vida por amor. Porque o mais importante na vida não é fazer grandes coisas, mas nascer e deixar-se amar. Os testemunhos de quem contactou diretamente com Chiara são unânimes num ponto. De cada vez que saíamos da sua presença, sentíamos o coração cheio de alegria. Façamos nestes dias a mesma experiência. Chiara é um chicco di grano que muore in una terra che chiamerei padre e porta tanto frutto.